Questa è la storia di un capitano, la storia di un uomo che perderà il suo allievo. Il nostro protagonista di oggi è John Price, uno dei personaggi più iconici di Call of Duty Modern Warfare. Non si sa molto sulla sua infanzia e questo è un gran peccato. Si dice che l'abbia passata in una famiglia amorevole, sostenuto e difeso, con grande disciplina. Un qualcosa che lo caratterizzerà nel corso di tutta la sua vita. Price si arruolò nella fanteria britannica all'età di 16 anni, uno dei cadetti più giovani che siano mai riusciti a diplomarsi alla Royal Military Academy. Consapevole già da giovane di ciò che avrebbe voluto fare da grande, pensate, prestò servizio per l'esercito per ben 18 anni. Durante il suo servizio nel 22esimo reggimento dello Special Air Service, John ha trascorso con successo gran parte della sua carriera combattendo nell'ombra. In questi anni è stato colpito da proiettili, è stato catturato, è stato abbandonato, è stato torturato e dato per morto. Ma un capitano non molla mai. Ha compiuto delle imprese incredibili, sotto traccia, nascosto nell'oscurità. Delle imprese che purtroppo, anche in modo un po' romantico, non scopriremo mai. Potremo solo immaginarle. Un vero e proprio volere di scrittura dello studio di sviluppo che, chissà, magari in futuro qualcosa vedremo. Promosso a capitano nel 2011 con il nominativo di Bravo Six, Price diventerà responsabile di un'unità altamente efficace quanto segreta, specializzata in antiterrorismo e antidirottamento. La missione ufficiosa della sua unità è catturare o uccidere obiettivi di alto valore. Il suo squadrone è pronto a mobilitarsi ovunque in Europa con prontezza immediata, visto che Price ha stretto contatti con le agenzie di intelligence occidentali più importanti. Sarà sempre saggiamente difficile per lui. Price combatte sempre per ciò che è giusto, ma al tempo stesso sa che quel giusto potrebbe non essere ciò per cui lui sta combattendo, perché gli ordini sono ordini. E durante tutta la sua carriera, John dimostrerà un rapporto profondo e coeso, ma anche di forte tensione con il sistema governativo o di intelligence a cui si appoggia. E un giorno non troppo lontano entreremo nel dettaglio, dall'inizio nello Special Air Service fino ad arrivare all'operazione Cavallo di Troia. E credetemi, lo amerete. Price è un capitano che odia essere vincolato da regole o procedure. Prenderà spesso azioni drastiche da solo e andrà contro il sistema. E questo lo farà sporcare tantissimo. Perché, come disse lui, la Task Force 141, e un giorno ne parleremo, ha solo un obiettivo. Noi ci sporchiamo e il mondo rimane pulito. È questa la missione.